E bene a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Signor Shady qui sul campionato Master con la Roma per continuare questa, questo campionato che sta andando un po' una merda. Allora, innanzitutto vorrei... rispondere a un commento di Riccardo Dragone che ci commenta dicendo Shady, perché non metti la webcam in alto a destra, vabbè queste cose, come fa, così fai vedere la tua espressione mentre giochi. Così, non lo faccio per il semplice motivo che per il momento, vabbè, poi si vedrà, preferisco tenere la privacy tale, cioè preferisco non farmi vedere e far sentire soltanto la mia voce, perché diciamo ho diversi problemi che voi non potete sapere naturalmente, per questo, vabbè, lasciate perdere, ma... Io devo rimanere così, perché per adesso non si può fare, raga. So che non ci capirete un cazzo, però per adesso io ho dei problemi e quindi non si può fare. Vabbè. Quindi adesso ci facciamo la partita contro il Palermo. Roma, Palermo in casa. Speriamo di vincere perché abbiamo solo 6 punti, raga. Vi ricordo, siamo 14esimi dopo almeno 5 partite, 6, non lo so. Quindi andiamo a vincere contro il Palermo, raga. Anche se abbiamo giocato contro le squadre più forti e là ci avevamo preso le pizze, però qua contro il Palermo ce la potremmo fa. Porca troia, andiamo in campo. Eccoci qua, raga. Roma-Palermo. Speriamo bene col nostro Radamel Falcao. Eccolo. Subito che perde palla. Andiamo bene. Azione Martial. La finta. Grande Martial. Il tiro a giro. No. Ce l'ha parata. È uscita sua. Però siamo partiti bene, raga, siamo partiti bene. Ok ragazzi, il primo tempo è finito qui, non c'è stata praticamente partita. Abbiamo fatto soltanto quell'azione noi e poi loro non hanno fatto più una sega. Quindi probabilmente noi siamo allo stesso livello del Palermo. Scusate se prima ho tossito, ma ho 37 e mezzo di febbre. Quindi cazzo devo fa. Aia, ecco qua che ci inculano. Grande Amelia. Che giocatore. Sto facendo giocare Arcas terzino, mi sono dimenticato. Vabbè, non fa niente. Non gli ha fatto go. Dai che è partito. Martial. Raga. Martial. Palo rete. Buono così. Sempre lui. Anthony. Grande. Grande acquisto Anthony. Buono così. 1-0, raga. Portiamo a casa questi 3 punti, sono importantissimi. No. E che cavolo. Un tiro, un gol, raga. Quando tirano loro segnano sempre. E lo sapevo io. Lo sapevo io che prendevamo in culata. Che non lo sapevo. Mannaggia la miseria. Niente, raga, questa pareggiamo. Porca miseria. Lo sapevo io. sta tosse. Allora, 1-1, raga. Che palle. Che sfiga, raga. Ma siamo veramente sfigati. Ma la voce mia come la sentite? Io la sento veramente una merda. La sento tipo col naso super attappato. E poi è vero. E vabbè. Pareggiata questa, ragazzi. Andiamo contro il Genova. Andiamo subito in partita. Giochiamo fuori casa, questa la vedo proprio bruttissima. Mo mettiamo pure Arcas a centrocampo, perché sennò famo fatica. Genova-Roma. Ragazzi, purtroppo non voglio dire che dobbiamo prendere i 3 punti, perché quando dico così ne abbiamo mai. Quindi concentriamoci e basta. Cavolo, avevamo segnato, ma stavamo fuori gioco, porca troia. La Falcao. Cazzo, rientra. Falcao è morto, raga, lo devo cambiare assolutamente. Faccio entrare Curugiolini. Che è stanchissimo Falcao. E dai. Ok, il cambio ci sarà. Oh. Batti. Dai. Il cambio appena esce palla ci sarà. Entrerà il nostro Curugiolini. No. Dai che... Ma che passaggio di merda. Dai cazzo.
e si sono intestarditi sul possesso palla a No, centrocampo raga. senza mai cercare di affondare. Era Non se la questo. sono giocata bene in questa occasione con la palla, Mamma anche mia. se infatti rumoreggia. Kokorin. Dacci sua. No, ma che passaggio. Dai, ma che passaggio è? Non ci credo che i portieri ancora fanno ste cose. Io gli dico di passarla al terzino e lui la butta in mezzo così, oh. No, raga, ma guardate, ma che fa, oh. Ma io non ci credo, ma solo a me ste cose. Ma sistemassero ste cose, ma per favore, oh. Ma che davvero. No, Marziale, ma stoppala. Non ci credo, non l'ha stoppata. Ah, ma sto gioco mi vuole sempre far perdere, ma non ci credo. Non ci credo. Guarda, guarda, guarda. Niente, raga, 1-0. Abbiamo perso. Io non c'ho parole, veramente. Questa partita non c'ho veramente parole. Purtroppo bisogna prenderla con filosofia, non bisogna incazzarsi. Cazzo devo fa'. Mamma mia, che rosicata, raga. Sto proprio rosicando. Sto rosicando tantissimo. E vabbè, ragazzi, allora, ci vediamo al prossimo episodio. Purtroppo questo è stato proprio un episodio de merda, ma proprio brutto. La prossima partita abbiamo l'Udinese, che è stata la squadra con cui abbiamo, cioè, a cui abbiamo rotto il culo lo scorso episodio. Non abbiamo i terzini, perché i terzini si sono infortunati, entrambi, sia quello sinistro che destro. Ake è tornato, infatti c'è scritto adesso, quindi abbiamo il terzino sinistro, però il terzino destro ancora non ce l'abbiamo e famo proprio fatica. La Lazio è 19esima, godo. No, scherzo. Ci vediamo al prossimo episodio, ci vediamo mi sa con FIFA, non lo so. Vabbè, alla prossima ragazzi, bella.